Ben ritrovati amici di Globus Television e di Calcionate, nuovo appuntamento del martedì perché il Catania ha giocato ovviamente di lunedì sera il posticipo contro il Trapani, un posticipo sfortunato che ha visto gli uomini di Cristiano Lucarelli uscire sconfitti allo stadio Angelo Massimino per 1-2, un posticipo che inevitabilmente cambia tutto per quanto riguarda la classifica, per quanto riguarda la promozione diretta e rischia di cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda i playoff a questo punto. Di questo e di molto altro parleremo ovviamente con voi, che potete scriverci da casa, ne parlerò ovviamente anche con l'ospite in studio qui con noi, ne parleremo insieme anche agli ospiti che avremo in collegamento telefonico quest'oggi. Vi presento subito chi ci è venuto a trovare oggi, Vincenzo Lacorte, buon pomeriggio. Grazie Alessio, grazie a tutti voi, grazie per l'ospitalità. Vincenzo Lacorte che è un amico di Calcionate, di Pianeta Catania in particolar modo, un grande esperto di settore giovanile, in particolar modo di settore giovanile del Catania, però oggi Vincenzo dobbiamo attenzionare, purtroppo mi sento di dire, visto il risultato di ieri, grandi. Sì, abbiamo avuto il nostro bravo quarto d'ora, forse più che un quarto d'ora di dispiacere ieri notte, notte lunga, notte difficile da prendere sonno, oggi a mente così più libera, rimane la delusione, si ripercorrono indietro le solite cose che succedono, quanto nelle tante occasioni, devo dire purtroppo quest'anno, ahimè, che si poteva fare il salto di qualità, si poteva colmare un gap. E purtroppo ci siamo trovati sempre con le mani vuote poi alla fine dei 90 minuti e ancora una volta siamo lì a riflettere su cosa si poteva fare, su cosa non si poteva fare, su dove saremmo stati. Fra poco vedremo anche le immagini, Vincenzo, le commenteremo insieme per capire quelli che sono stati i nodi principali della partita di ieri, anche da un punto di vista tattico, diciamo a mente lucida forse un po' più facile anche capire. Turi così me le sta mandando direttamente, sì, senza che io le avessi chiamate, senza che io avessi presentato Rosa, ma vediamo subito allora gli highlights. Rosa, arriverò da te, sì, dopo. Primo tempo che ha visto il Trapani più sbarazzino, mi sento di dire, che ha provato a mettere in difficoltà gli uomini di Cristiano Lucarelli, uomini di Cristiano Lucarelli che invece hanno un po' subito, soprattutto nella prima frazione di gioco. Vincenzo, io vorrei concentrarmi, sì, soprattutto sul campo, quindi ti do il via di commentare quando vuoi, di intervenire, di fermarmi, così, sì, spieghiamo anche un po' quello che è successo. Qui stiamo vedendo una forse delle azioni più importanti, sì, il Catania, questo calcio di punizione battuto da Francesco Lodi, ma come potete vedere anche a casa il Trapani è stato padrone del gioco nella prima frazione di gioco. Qui c'è un'altra azione del Catania, questo colpo di testa di Francesco Lodi, sì, che un attaccante non riesce a fare una diagonale di testa e impensierire Furlan, l'estremo difensore del Trapani, l'ha presa praticamente di fronte. Qui altra azione offensiva degli uomini di Alessandro Calori e soprattutto è il primo gol, sì. Ora forse rivediamo anche il replay, Palumbo, Vincenzo, Palumbo. Sì, il primo gol di Palumbo, Palumbo che devo dire ieri ha fatto un partitone veramente, sì, lo diterei come il migliore in campo del primo tempo. E nel secondo poi ha realizzato, ha messo per la sua gara la ciliegina, sì, sulla torta, gol del pesantissimo, assolutamente sì. Direi che la chiave vincente di questo Trapani stava nel fatto che un po' tutti tentavano di scardinare la difesa rossazzurra, e già nel primo tempo avevano dato ampio saggio di questo. Vedevamo spesso che Evacuo proprio cercava chi dei compagni potesse essere in zona tiro appoggiando, e il bello che arrivavano in due, in tre in zona, sì, tiro, non era, sì, Vincenzo, non erano permettimi di dire che stiamo vedendo nel frattempo, poi parleremo meglio anche, sì, di questo, altre azioni, la risposta del Catania che poi ha provato a farsi vedere in avanti soprattutto anche con l'ingresso di Andrea Russotto. Qui abbiamo visto, sì, una grande conclusione di Max Barisic, difficile, ma Furlan ci arriva e la toglie dal 7. Insomma, il Catania ha avuto le sue opportunità, ma dopo aver subito il gol del, sì, Trapani comunque non ha rinunciato ad attaccare, come stiamo vedendo anche qui, e Trapani che con Marras, altro giocatore che ha fatto davvero bene la partita ieri, ha trovato poi sul quasi alla fine del secondo tempo la rete del 2-0 che ha
chiuso definitivamente i giochi, anche quando poi è arrivato il gol della bandiera, sì, del Qatar su calcio di rigore, che ora, sì, vedremo fra pochissimo, realizzato da Francesco Lodi. Questa è l'azione che ha portato alla decisione l'arbitro di assegnare il tiro dagli 11 metri per il Catania, doppio giallo e quindi espulsione per Evacuo, se non vado errato, sì, e quindi giusto, sarà indisponibile per il Trapani nella prossima gara. Calcio di rigore realizzato da Francesco Lodi, ma l'arbitro già alle proteste del Trapani aveva risposto tanto che dopo che chiuso, tira fischio, quindi gol pressappoco inutile se non per le statistiche. Io intanto devo compensare quanto è mancato prima, cioè saluto Rosa Passamonte, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, vi ricordo di iscriverci per commentare anche la partita di ieri su Globus Magazine, Pianeta Catania, Calcionate, oppure sul muro calciocatania.com, oppure potete mandarci un messaggio su WhatsApp al 340 11 286. E allora scriveteci sia su WhatsApp sia su Facebook. Rosa, tra l'altro, Vincenzo, devi sapere che ieri è stata tifosa e ospite speciale allo stadio Angelo Massimino insieme a Ilaria, un'altra ragazza della nostra redazione. Purtroppo per loro non hanno potuto assistere alla vittoria del Catania. Però stavamo parlando, in attesa anche di leggere qualche messaggio ai nostri amici da casa, stavamo parlando appunto di questo Trapani Catania, Vincenzo, nel frattempo, sì, scorrono ancora le immagini. Tu giustamente sottolineavi la prestazione di Palumbo, ma anche Marras ha svolto un ottimo lavoro, Furlan stesso, sì, il portiere. Sì, sì. Secondo te questo risultato è più figlio dei demeriti del Catania, che forse davanti a 18.711 persone poteva fare sicuramente di più, o di meriti della squadra di Alessandro Calori? Assolutamente sì, sono d'accordo con la tua prima tesi, certamente si tratta di demeriti, perché non si può pensare di pararsi dietro le parate di Furlano, dietro il palo di Russotto. Evidentemente è mancato quel qualcosa, quel quid che ti ha fatto scardinare la partita in tuo favore. Cioè, quello che ha fatto il Trapani doveva farlo il Catania, il Catania doveva fare la partita, il Catania doveva cercare di aprire subito il risultato di proprio favore. Invece c'è stato un primo tempo assolutamente attendista, tant'è che chiaramente a fine del primo tempo il possesso palla era molto a favore del Trapani, sì, rispetto al Catania. E allora, dato che stiamo parlando ovviamente della partita anche che ha giocato il Trapani, abbiamo citato alcuni degli uomini migliori a disposizione di Alessandro Calori, noi ieri abbiamo avuto la possibilità a fine partita di ascoltare anche le parole del tecnico della formazione Granata che ora si rilancia perché in questo momento occupa il secondo posto in classifica, certo, lo possiamo dire, ovviamente, e che dovrà cercare di tenerselo stretto anche negli ultimi 180 minuti che separano tutte le squadre dal finale. Abbiamo parlato di Catania Trapani, ne parleremo ovviamente nel corso di tutta la nostra trasmissione, ma Catania Trapani ha chiuso ovviamente questa giornata nel girone C di Serie C, la terz'ultima, in vista poi di quella che sarà la conclusione, quindi andrei dalla nostra Rosa per leggere tutti i risultati dell'ultimo turno, poi leggiamo magari anche qualche messaggio. Sì, allora Casertana Juve Stabia 3-1, Cosenza Rende 0-3, Fidelis Andria e Matera 0-1, Monopoli e Virtus Francavilla 1-1, Paganese e Sicula Leonzio 1-2, Regina Acragas 2-0, Siracusa Bisceglie 1-1, Racing Fondi e Catanzaro 1-1 e Catania Trapani 1-2. E allora, ovviamente tra queste squadre non c'era il Lecce, perché il Lecce ha scontato così il suo turno di riposo, ora ha lo stesso numero di partite giocate rispetto a Catania e Trapani, quindi non ci sono più calcoli da dover fare, semplicemente il Lecce si trova a più 4 da entrambe le formazioni siciliane che occupano il secondo e inevitabilmente, pur essendo a pari punti, anche il terzo posto. Rosa, leggiamo qualche messaggio. Sì, ci scrive Francesco D'Agostino. Abbiamo perso contro la squadra più forte del nostro girone. Il Trapani è una squadra di Serie B allenata da un allenatore di Serie B. Dispiace ammetterlo, ma il nostro carrozzone, per quanto visto fin qui, non merita la Serie B diretta. Forse attraverso i play-off, miracolo permettendo. Comunque speriamo sempre. Forza Catania. Enzo Lorusso dice salutatemi la capolista e sempre dice ciao Enzo.
Poi ancora ci scrive Francesco Longo, l'errore di Lo Monaco è stato non sostituire Lucarelli a gennaio con tecnico d'esperienza in grado di mettere la squadra in campo nel modo corretto e non facendo esperimenti, non aver poi rinforzato il centrocampo mettendo dentro gente di gamba e di qualità, ha permesso a tutte le squadre ospiti al Massimino di leggere facilmente il gioco del Catania e ostacolarlo. Ecco, spiegato il motivo per cui in casa il Catania fatica a fare gioco e a segnare. La pressione dello stadio mi fa ridere e venire il volto a stomaco, soprattutto se a dire queste cose è colui il quale conduce la formazione rossa-azzurra. E allora, su questo messaggio, che penso racchiuda un po' tutto il pensiero dei tifosi del Catania al termine della partita di ieri, mi sento di aggiungere un asterisco. Ci sono ovviamente tante situazioni che magari non si conoscono. Vincenzo, penso che puoi essere d'accordo con me, perché anche tu vivi il mondo del Catania vicino. Sicuramente quella principale è anche il discorso economico. Cambiare tecnico, al di là poi di quelle che sono state le scelte della società, che non sono dipese solo e esclusivamente da un discorso economico. Acquistare dei giocatori nel mercato di riparazione a gennaio ovviamente hanno dei costi, costi che il Catania probabilmente in questo suo momento storico non si poteva permettere di sostenere, tanto è vero che il mercato a gennaio è stato fatto anche e soprattutto di scommesse. Caccavallo, sì, per esempio, sì, era una scommessa perché si sapeva dei suoi problemi fisici. Rientro di Barisic, c'era un giocatore che veniva richiamato al prestito, al di là che poi si è rivelato un ottimo acquisto. Brodic rimane ancora un oggetto misterioso. Insomma, il mercato è stato fatto con pochissimi soldi, se non zero, fondamentalmente, a livello di cartellino. Porcino stessa cosa, arriva con un contratto che scade a giugno. A giugno, sì. Quindi, insomma, c'è questo da dire. Su Lucarelli, però, ti senti di concordare su quanto detto? Cioè, andava mandato via, bisognava prendere un'altra tipologia di tecnico, più che altro? Sì, io ritengo che bisognava un tecnico con una, evidentemente c'è qualcosa che a livello mentale non si riesce a trasmettere ai giocatori. Manca il pezzo, quello importante, quello che è la volontà, quella che è il cuore da gettare oltre l'ostacolo, manca quell'ordine mentale di fare di tutto per portare i tre punti in casa, soprattutto quando sei in casa, perché evidentemente questa sta diventando un handicap davvero importante. E allora, nell'anno in cui si stanno facendo i miracoli, direi di andare subito, senza perdere tempo, a vedere anche la classifica, dato che abbiamo parlato tanto di come cambiano i scenari in seguito a questa sconfitta. Allora, il Lecce è a 71 punti, il Trapani e Catania a 67 punti, Juve Stabia 51, Monopoli e Rende 49, Cosenza 48, Casertana 47, Virtus Francavilla e Sicula Leonzio 45 punti, Siracusa 44 con 5 punti di penalizzazione, Matera 43 punti con 9 punti di penalizzazione, Catanzaro 41, Regina e Bisceglie 39, Fidelis Andria 36 con 3 punti di penalizzazione, Paganese 32, Racing Fondi 27, Acragas 6 con 9 punti di penalizzazione. E allora, abbiamo visto anche la classifica aggiornata ovviamente agli ultimi risultati. Il Catania insieme al Trapani rimangono a meno 4 da Lecce, e soprattutto il Catania in questo momento perde anche il secondo posto in classifica in virtù dei due scontri diretti contro la formazione allenata da Alessandro Calori. Vincenzo, 180 minuti per salvare il salvabile, tenersi stretto quel secondo posto che sembrava un dato di fatto, perché sì, noi parlavamo sempre di raggiungere il Lecce. Forse non avevamo messo nel conto questo. Sì. Sono d'accordo con te, e davvero diventa la mission di questi ultimi 180 minuti difendere questo secondo posto. Ciò vuol dire che sperare che il Trapani perda qualcosina per strada, perché evidentemente vincendole tutte ambedue le formazioni, come hai già detto tu, il Trapani ci precede per via degli scontri diretti, dove fino a ieri ci ha dato ancora una volta modo di vedere che sul campo è la più forte, quindi abbiamo due risultati a favore per loro, e quindi saremmo terzi. Dobbiamo sperare che
che il Trapani, anche in virtù del fatto che c'è l'evacuo squalificato, possa, possa, prima tu mi dicevi un altro che adesso mi sfugge. Sì, non ricordo chi è il secondo, però credo, ecco, in diffida. Ecco, magari si possa sfruttare qualche cosina da questo punto di vista. Ieri abbiamo visto un Trapani molto carico, ma certo al Catania mancava qualche cosa, perché io purtroppo batto sempre lì, ma quando gli esterni bassi rimangono a fare il loro compitino di difensori e non spingono e non si propongono, evidentemente diamo un messaggio alla squadra avversaria di tenore tutt'altro che positivo per noi. Quindi evidentemente ieri, con due giocatori che non attaccano, spingono sulle fasce, certo non giocavamo per il primo posto, evidentemente. Siamo rientrati, mentre aspettiamo di collegarci col nostro prossimo ospite telefonico, io vado da Rosa per leggere qualche messaggio così rapidamente. Sì, ci scrive Giovanni Faro. Sono molto dispiaciuto, rammaricato e tanto altro, ma la stagione non è finita. Alla fine, se saremo bravi, andremo in Serie B, dopo che ce ne faremo una ragione e ricominceremo. Saluti Giovanni Faro. Francesco Longo ci scrive ancora: signori miei, ma il Catania, mi dite in quale partita ha dominato e ha imposto il proprio gioco? Vi chiedo, ma qualcuno ha capito come gioca questa squadra? Che gioco ha avuto da inizio anno, se non quello di speculare, ripartire, il contropiede? E ancora ci scrive sempre Francesco Longo: questa squadra in ottica playoff non mi lascia per niente tranquillo, perché una squadra che ha sempre fallito gli appuntamenti decisi di colpo si sveglia e vince tutte le sfide secche dei playoff. E allora rispondiamo fra pochissimo ai nostri amici da casa, che salutiamo nel frattempo, perché dovremmo avere già collegato con noi il nostro secondo ospite telefonico, uno che di partite al Massimino ne ha vissute tante, uno che di annate con la maglia rossazzurra ne ha vissute tante, cioè Michele Zeoli. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti. Michele, ti faccio la domanda che ho fatto anche al tuo predecessore, che secondo me è uno dei temi principali dopo la partita di ieri. Ieri c'erano allo stadio 18.711 spettatori, più ovviamente tutti quelli che hanno seguito la partita da casa. Uno stadio che con numeri di altre categorie, ma con un effetto poi sul risultato che non è stato quello sperato, dato che il Catania è uscito sconfitto dal match col Trapani. Tu che partite con quella maglia ne hai giocate tante, sentire il calore dei tifosi rossazzurri, cosa comporta in un giocatore? Responsabilità, pressione e stimolo? Allora, bisogna sempre partire, però queste sono cose anche soggettive. Io da bambino ho sempre sognato di giocare a calcio, nel momento in cui mi trovo tutta quella gente, per me non c'era nessun problema, anzi era la realizzazione di un sogno, dunque non mi potevo assolutamente tirare indietro. Questa mattina ho ricevuto tanti messaggi da Catania, di amici che ancora sento, delusi, che un po' è anche, diciamo, quello che contraddistingue il catanese, no? L'entusiasmo eccessivo e poi l'abbattersi in un modo anche forse esagerato. Io in questo momento penserei più un attimino, lo so che è dura oggi, ancora presto dopo questa sconfitta, a fare quadrato, perché comunque sia la possibilità per andare in Serie B c'è ancora. Ho letto anche dichiarazioni, ho letto tante cose. La partita l'ho vista a tratti, perché ero anche occupato per motivi di lavoro. Chiaro che vedere quello spettacolo a me personalmente mi ha dato tanta emozione davanti al televisore, dunque poi in campo i giocatori io credo che diano spinta, anche perché poi il Catania ha dei giocatori di esperienza, qualcuno ne ha pure parecchia, dunque non penso che sia stata, diciamo, il motivo, come ho sentito dire da qualcuno, per cui il Catania abbia perso, nel senso abbia avuto l'effetto contrario, non so se mi spiego, sui ragazzi. Michele, tu hai detto giustamente, ancora il Catania può andare in Serie B, ricordiamo che ci sono i playoff però sono una lotteria. Dopo una sconfitta del genere, che non è tanto il risultato ma ciò che comporta per una piazza come quella di Catania, anche per una squadra,
come si fa a ripartire? Cosa dovrebbero fare ora i giocatori per poter reagire e chiudere intanto bene questo campionato e poi provare anche a vincerli questi playoff? Bene, i giocatori sicuramente ci pensa il mister e credo che tocchi le corde giuste per continuare e consolidare poi la classifica, perché poi arrivare secondi o terzi sappiamo benissimo che comporta alcune cose, no? Però per quanto riguarda io mi rimetto, cerco di pensare a quando ero in quella situazione, sì. Lo so che in questo momento, ripeto, può darsi che forse è un sogno, però l'unico modo per fare blocco comune e compattarsi, da lontano dico, da qui sono a Roma, dunque è compattarsi, intendo squadra, società, stampa, tifoseria. Lo so che è difficile perché sono tante componenti e ci sono gente, comunque sia, ci sono tante persone che possono anche litigare e non essere d'accordo. Per me l'unica strada è quella, non ci sono altre alternative, anche perché così la vittoria poi è un po' di tutti, no? Questo è l'unico modo. Adesso andare a cercare il se, il ma, il perché, cosa è successo, cosa si poteva fare di più, è inutile. Siamo al 24 aprile, dunque l'obiettivo è quella lettera lì, la lettera Serie B. Io, ripensando a quello che noi giocatori desideravamo, anche in momenti di difficoltà, perché ne abbiamo vissuto anche noi, una piazza come Catania, era la compattezza da parte di tutti. Di tutte le persone che vogliono bene a Catania. Michele, ultima battuta rapidamente, vedendo un po', seguendo, anche leggendo, come hai detto tu, quella che è stata la stagione del Catania durante questa annata, sia luci come partita in cui il Catania ha vinto con risultati ampi, le 10 vittorie in trasferta, sia ombre come la partita di ieri, la partita di Monopoli e via dicendo. Credi che il Catania abbia i numeri per poter vincere un campionato a parte, perché si tratta di quello, come i playoff, e quindi raggiungere questo obiettivo? Sì. Io credo proprio di sì, anche se poi paradossalmente in questo momento può darsi anche che pensare solo ai playoff ti fa preparare bene i playoff sotto tutti i punti di vista, perché poi adesso arriva il caldo, la condizione fisica, la condizione atletica, lo stile di vita che faranno i giocatori sarà fondamentale, ogni cosa sarà particolare, dunque, però per me ha sicuramente le carte in regola per fare bene. È chiaro, hai detto giustamente tu, è una lotteria, però bisogna fare il possibile per arrivare nelle migliori condizioni per poi far bene, anche perché io sono convinto che il pubblico di ieri può essere l'arma in più, può essere l'arma in più che tante altre piazze che andranno a fare i playoff probabilmente non hanno, no? Grazie mille Michele, grazie mille per il tuo tempo e per essere stato con noi. Grazie, buona serata a voi. E allora, abbiamo ascoltato anche le sue parole. Io direi però di andare a vedere insieme a Rosa quello che è il prossimo turno, perché lo dicevamo anche con Vincenzo poco fa, mancano 180 minuti alla fine del campionato per tutte e tre le squadre davanti. Il Catania deve necessariamente provare almeno a riprendersi il secondo posto. Allora, giocheranno tutti domenica 29 aprile alle 17:30. Akragas con Racing Fondi, Bisceglie Casertana, Juve Stabia Siracusa, Lecce Paganese, Matera Catania, Rende Fidelis Andria, Sicula Leonzio Regina, Trapani e Monopoli e riposa il Catanzaro. Ah, e Virtus Francavilla e Cosenza giocheranno sempre il 29. E allora, quindi il Catanzaro riposa, giocano tutte le squadre in contemporanea, il Trapani ha una partita più o meno agevole, non tanto per l'avversario, no, ma perché comunque giocando in casa sicuramente ha un piccolo vantaggio. Più difficoltosa la trasferta del Catania, che andrà a cercare i tre punti sul campo del Matera. Io vi colgo l'occasione anche per ricordarvi che, come sempre, come ogni weekend da agosto, perché la stagione inizierà da agosto, noi saremo, anzi Gaetano con Rosa credo sia l'inviato, non lo so, ancora stiamo accertando. Saremo allo stadio di Matera e quindi vi aggiorneremo in diretta sulla partita e ci sarà il classico appuntamento con Studio Stadio Live.
Vincenzo, 180 minuti e poi questi playoff. I playoff il Catania li giocherà in un modo o in un altro, li giocherà. Però quanto è importante anche il discorso che faceva giustamente Michele Zeoli, cioè la tenuta atletica, perché giocare i playoff significa giocarli in un momento diverso anche da un punto di vista climatico, che è un aspetto che sottovalutiamo. È vero. Però giocare una partita a Catania a fine maggio non è la stessa cosa di giocarla a gennaio. Certo, questo è un fenomeno che andrà sempre più a intaccare sulla tenuta globale nei 90 minuti di una gara. Più avanti andiamo nelle settimane, più entreremo nel clima di maggio e più questo avrà un risultato sulla tenuta di ogni singolo giocatore. Devo dire che onestamente una delle cose di cui mi era piaciuta fino a qualche tempo fa era proprio questa verve agonistica che un po' tutti, diciamo, avevano manifestato. Ieri pare si sia fatto un passo indietro da questo punto di vista, per molti, lasciando perdere il fatto scontato sempre del centrocampo che ieri in quanto a velocità pare non ne aveva proprio da questo punto di vista. E volevo dire, ecco sì, playoff il 20 e il 30 maggio, a secondo se si fosse terzi o secondi. Quindi un vero clima estivo, diciamo, ormai fine maggio. La gara in ogni caso ci vedrebbe a noi sia che da seconda che da terza nella gara di ritorno in casa, no? Quindi sarebbero poi il 23, mi pare, la gara di ritorno dell'eventuale, chiamiamoli ottavi di finale, oggi si chiamano prima fase nazionali. O meglio ancora, se riuscissimo a tenere il secondo posto partiremmo nell'ultima fase, quelli che corrisponderebbero ai quarti di vecchia memoria, e quindi proprio già con un piede a giugno praticamente, quindi anche lì la seconda partita sarebbe quella da fare in casa, la gara di ritorno, e quindi il caldo la farà da padrone, lì la tenuta fisica diventerà essenziale. E allora bisognerà attendere questi altri 180 minuti per capire appunto quale sarà il destino del Catania anche in vista dei playoff, appunto di date, di possibili avversari, anche perché ormai la griglia si sta completando anche negli altri gironi. Io direi che possiamo anche chiudere qui per oggi. Abbiamo cercato di analizzare a mente lucida quella che è stata la partita di ieri. Ovviamente poi ci sarà modo di analizzare quelle che saranno le prossime partite. Soprattutto una cosa importante che non abbiamo detto è che a questo punto il Lecce, vincendo domenica alle 17:30, sarebbe matematicamente in Serie B. Quindi come cambiano le cose? Stavamo parlando di un Catania che poteva anche sognare il primo posto. Settimana prossima il Lecce potrebbe centrare la promozione diretta. Ringrazio e saluto Rosa Passamonte. Grazie a te e a tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno scritto. Vi ricordo le repliche stasera alle 19 e anche alle 00:30 e domani alle 19. Poi vi ricordo anche l'appuntamento domenica con Studio Stadio Live e noi ci rivediamo poi lunedì alle 15. Ovviamente poi ci sarà anche l'appuntamento il consueto appuntamento del venerdì sera con Max Licari e gli amici di Pianeta Catania, poi lunedì calciolate e quant'altro. Non so perché andiamo in replica a 00:30, solitamente vanno in replica a quell'ora altre cose, ma andiamo noi, no, non so perché, questo poi mi verrà spiegato dal buon Turi. Grazie mille ovviamente anche a Vincenzo Lacorte. Grazie a te Alessio e chiaramente saluto anch'io in vista del venerdì, dove ho l'onore di condurre quel piccolo editoriale sulle giovanili proprio in chiusura di trasmissione. Grazie mille ovviamente anche a Peppe Di Stefano e Michele Zeoli che abbiamo avuto al telefono, grazie ai ragazzi di regia, credo siano Alessandro e l'altro e il ragazzo giovane, lo stagista Turi Compagnia, grazie mille ad Enzo Filiastroscio, grazie mille a Gaetano Ligreggi, l'ultimo grazie ovviamente va a voi che ci avete seguito, ci avete scritto, anche ieri ci avete seguito in tantissimi nonostante i numeri che ha fatto lo stadio ieri sera, quindi grazie mille per averci seguito anche quest'oggi. I prossimi appuntamenti ve li abbiamo già ricordati, per oggi è tutto, un buon pomeriggio.